Ciao, mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina del secondo anno e sono diabetico di tipo 1 da più di 15 anni. Oggi parliamo del diario alimentare, cosa serve e come si fa. E innanzitutto, è utile avere un diario alimentare? Risposta immediata, sì, perché? Sì, perché permette di avere uno storico di tutti quelli che sono i nostri alimenti, di quello che mangiamo e la quantità di insulina che abbiamo. Ma, quindi, facciamo un passo indietro. Che cos'è un diario alimentare? Il diario alimentare non è altro che può essere una tabella fatta a mano, può essere fatta in modo digitale, ci sono un sacco di app che ti aiutano, magari dopo ne vediamo qualcuna, che contribuiscono quindi alla tua gestione del diabete. Cosa troviamo ad esempio in un diario alimentare? Troviamo ad esempio l'ora dei pasti, cosa si è mangiato, che però deve essere precisa, dobbiamo trovare ad esempio i grammi del tipo di alimento che mangiamo. In questo ci vengono incontro ad esempio gli alimenti preconfezionati, in quanto troviamo ad esempio la tabella nutrizionale dietro che basta pesare l'alimento e sappiamo esattamente la quantità di calorie, grammi, calorie, grammi di proteine, carboidrati e grassi. Ci sono molte app che hanno un loro store di alimenti, quindi ad esempio metti, non so, mela, trovi 5 tipi di mele diverse e qui tu inserisci e con diversi pesi della mela e diverse calorie, diverse proprietà. Tu scegli quella che secondo te è la più adatta per quello che hai comprato tu, per quello che hai voluto mangiare te e lo fai. Alcune ci sono anche che permettono di scannerizzare direttamente l'alimento preconfezionato, si scannerizza il codice a barre, si fa quindi una foto con la fotocamera del telefono del codice a barre e successivamente si mettono i grammi e lui ti dà quindi carboidrati, grassi, proteine, calorie, bla bla bla. Okay. Oltre a questo, quindi oltre al componente quindi di cibo, ci mettiamo anche glicemia, molto importante perché altrimenti non riusciamo a basarci per le successive operazioni, e la quantità di insulina correlata a questa glicemia. Sarebbe anche opportuno, ma non è necessario, avere uno spaziettino lato per mettere magari qualche indicazione. Non lo so, sono andato a correre, punto di domanda. Sono stato a scuola tutto il giorno, quindi non potevo, ero in ufficio, ho dormito. Ok, ad esempio ci sono alcune app che si connettono con attività sportiva che viene segnalata dal tuo telefono quando si usa l'app direttamente dal telefono. Ad esempio con l'Apple Watch c'è l'app salute del telefono che può essere associata a una serie di app. Mi sembra anche a quella che vi consiglio dopo, però non sono sicuro. E quindi questo permette di conteggiare in automatico la tua attività fisica nel bilancio della giornata. È utile, sì. A cosa può servire però? In che ambiti ha la sua utilità? Quindi spostiamo un attimo l'ambito diabete che lo guardiamo dopo. Ad esempio, dal punto di vista di una dieta, permettere quindi di conteggiare quante calorie si è mangiato, sapendo che se si vuole dimagrire basta prendere una caloria in meno del tuo metabolismo basale e sul lungo andare tu stai perdendo peso. Metabolismo basale è la quantità di calorie che il nostro corpo ha bisogno per funzionare, nell'ipotesi che uno non faccia niente tutto il giorno. Quindi se tu stai a letto a dormire, in media un uomo di 20 anni brucia intorno alle 1800 calorie circa, poi varia a seconda di altezza, varia a seconda dell'età, varia a seconda del peso, ci sono una serie di dinamiche. Però un calcolo rapido si può fare guardando su Google, ci sono un sacco di siti che permettono di calcolarlo. Mentre per quanto riguarda quello femminile è un po' più basso il metabolismo basale. Quindi, considerando il proprio metabolismo basale e l'attività fisica più lo stile di vita, ad esempio usi la macchina, ti sposti in bici, cammini, non cammini, stai sul divano, quando torni al lavoro, dipende dal tuo stile di vita. Sono tutti dinamiche correlate allo stile di vita che non c'entrano con lo sport, perché uno può fare tanto sport e non puoi stare a casa seduto sul divano. Io sono l'esempio palese di questo. E Netflix ogni mese ringrazia. Comunque, cosa sto dicendo? Sì, dicevo semplicemente che quindi può aiutare anche da questo punto di vista. Aiuta anche quindi a tenere sotto controllo quelle che sono le attività fisiche settimanali. Quindi non solo per la dieta, ovviamente può essere mantenuto anche per voler mantenere un certo tipo di peso senza voler aumentare o senza voler scendere. Veniamo a quello che interessa a noi. Perché è importante dal punto di vista della gestione del diabete? Perché possiamo sapere con precisione quante insulina sono state fatte in determinati momenti, se si è aumentata, se si è abbassata. Poi si aiuta parecchio nel capire se bisogna essere aumentata una certa terapia, aiuta a capire
se questa terapia deve essere abbassata, e da qui comunque non si scappa, cioè non è che dici no, ma sai l'altra cosa, no, lì c'è il dato, quindi o è andata giù, è andata su, o è rimasta giusta, fine, è molto semplice, basta semplicemente guardare la tabellina, vedere cosa hai mangiato, cosa non hai mangiato, perché è andata su, guardare l'attività fisica e si capisce quindi quello che è l'andamento della glicemia di una determinata persona in base all'attività fisica che fa, nei giorni in cui la fa, nei giorni in cui non la fa, contribuendo quindi ad aumentare quella che è la basale, abbassare la basale se c'è da aumentare o se c'è da abbassare, o ad effettuare tutte le variazioni del caso che comunque non devi fare tu, ma devi fare il tuo diabetologo. Premessa sempre, questi video sono comunque a scopo informativo, ma non escludono il fatto che tu debba andare in visita del tuo diabetologo. Io non sono un diabetologo, sono uno studente di medicina del secondo anno, quindi comunque prima di effettuare un cambio di terapia devi comunque parlare con il tuo diabetologo, che avrà sicuramente più informazioni a riguardo e avrà un quadro più completo della situazione. Un'app potrebbe essere ad esempio Yazio, ce ne sono tante, ad esempio My Personal Trainer mi sembrava un'altra, però ce ne sono davvero un sacco, sono piene, quelle fatte bene, ti considera anche quanta acqua bevi, ad esempio Yazio mi sembra che lo faccia e ti ricorda di bere, in teoria ci dovrebbe essere anche l'app per orologio di Yazio, non so se per gli altri ci sia. Permette quindi di contare i carboidrati, metti il tuo cibo, ti puoi pesare gli alimenti, hanno uno store loro, l'app è comunque molto carina ed è facilmente intuibile, magari vi metto qualcosa di qua a lato. Si può quindi, credo che, non mi ricordo se su questa o se su un'altra, che si possa scannerizzare gli alimenti, comunque se non è questa mi sembra che sia personal trainer, quello dove lo puoi fare. Ti puoi scannerizzare l'alimento, metti i tuoi grammi dell'alimento e puoi effettuare quindi la tua lista degli alimenti che hai mangiato e quindi effettuare il tuo programmino, diciamo, e puoi effettuare quindi il tuo diario personale. Per quanto riguarda poi, ad esempio, attività fisica, mi sembra che questa si connetta con l'app Salute, come dicevo prima, quindi se io vado a correre o se l'Apple Watch in automatico mi registra una camminata, lui me la segna. E se consumo ad esempio 100 calorie e il mio metabolismo basale è 1000 calorie, lui ti segnerà che oggi puoi mangiare 1100 calorie senza eccedere di peso. Quindi io ti ho raccontato quello che ti dovevo dire. Ti ricordo che se il video ti è piaciuto lascia un mi piace e puoi commentare qua sotto se vuoi altre tipologie di video come questo o se vuoi un video in particolare perché hai bisogno di qualcosa in particolare. Ti ricordo di iscriverti al canale se vuoi vedere video tipo questo o video comunque che riguardano la gestione del diabete, quindi terapie, avanguardia del diabete, app del diabete, sensori, sport e diabete, tutto quello che è inerente quindi al mondo del diabete. Io ho detto tutto quello che ti devo dire, ti saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!